È pronto a restituire il titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 se la città dovesse essere ancora irrimediabilmente attanagliata dalla crisi idrica. Il sindaco del capoluogo, Franco Micichè, parole da lui pronunciate durante l'assemblea dei sindaci di AICA, convocata d'urgenza ieri pomeriggio per discutere sulle possibili soluzioni per alleviare la grave crisi determinata dalla lunga siccità. Una seduta che si è svolta nelle stesse ore in cui il governo regionale invocava dal Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, assemblea di AICA a cui ha preso parte anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Le soluzioni vanno cercate nella ricerca di tutte le fonti d'acqua presenti già sul territorio, perché il territorio sì, certamente è in siccità, ma esistono ancora delle fonti, delle scaturigini che possono essere utilizzate. Nella equa ripartizione delle scarne risorse esistenti, in modo da evitare di prosciugare per esempio i bacini lacustri che verrebbero danneggiati irreparabilmente, devono mantenere comunque un minimo di quantità d'acqua. Situazione delicatissima e complicata, frutto anche del razionamento imposto, quello che sta vedendo diversa parte delle risorse idriche della città di Sciacca, che ne è ancora provvista, dirottate nel resto della provincia, in virtù del principio solidaristico previsto all'interno dell'autorità d'ambito. Chiaramente tutto questo verrà fatto senza, come dire, tener conto di eventuali personali suscettibilità. L'acqua è di tutti, deve essere distribuita in maniera equa, deve essere distribuita fra tutti secondo i bisogni e se c'è da fare sacrifici si deve chiedere a tutti lo stesso livello di sacrificio. Nessuno deve essere svantaggiato, quindi lavoreremo su questo. E ieri non sono mancati anche momenti di tensione scaturiti da qualche disaccordo tra CDA di AICA ed Assemblea dei Sindaci. Ritengo che le soluzioni ci sono tante e sono tutte perseguibili. Occorre ora quantificare e rendere più fluide le procedure per uscire da questa situazione di emergenza e verificare le soluzioni a breve, a medio e a lungo termine, perché AICA può dare l'acqua, può fare i turni di erogazione, se l'acqua c'è, se sia il Fanaco che la Diva Castello sono ai minimi storici, sappiamo che il 2023 è stato l'anno più siccitoso degli ultimi 25 anni e ci dicono gli esperti che il 2024 lo sarà ancora di più, quindi non è più un'emergenza, occorre modificare l'approccio a questo problema e farne un fatto sistemico. Chiaro che la situazione è abbastanza complicata, sono diverse le criticità che dobbiamo affrontare e quindi dobbiamo porre in essere una serie di interventi che chiaramente non possiamo attivare da soli. Abbiamo la necessità di avere un confronto immediato, un aiuto innanzitutto alla Regione naturalmente e anche se è necessario la protezione civile. Sono diverse diciamo, le ipotesi che stiamo analizzando, quindi anche l'assemblea di oggi è importante per individuare quelle che potrebbero essere le scelte migliori, anche perché ormai siamo vicino all'estate e quindi abbiamo la necessità di avere soluzioni di breve periodo. Il primo cittadino di Agrigento è tornato a parlare di dissalatori, ripartendo magari dall'utilizzo di quello dismesso di Porto Empedocle. Ho suggerito e che sto cercando di portare avanti è proprio il ripristino dei dissalatori di Porto Empedocle, che almeno per Agrigento, per la nostra provincia, sarebbe una cosa quasi risolutiva. Si parla infatti di 200 litri l'ora se i dissalatori di Porto Empedocle, i mini dissalatori di Porto Empedocle fossero in funzione. Un'ipotesi, quella di poter fare ricorso ai dissalatori, compreso quello da riattivare eventualmente di Porto Empedocle, che ha visto il prefetto Filippo Romano piuttosto perplesso. È chiaro che un dissalatore non si riapre, specie quando è in disuso da molti anni, in tempi brevi. Quindi bisogna cercare altrove le soluzioni. Intanto teniamo presente che il governo nazionale sta affrontando il tema probabilmente in termini emergenziali. Questo ci darà più poteri e più possibilità di agire.